La tecnologia può essere davvero al servizio della partecipazione anche politica? Io credo proprio di sì. In questo momento storico noi siamo di fronte a una rivoluzione. Io sono nato nell'era di Gutenberg, ma nell'era di Steve Jobs della Microsoft, della Apple, io credo che queste tecnologie diano una straordinaria opportunità per essere connessi davvero, perché la connessione oggi rischia di essere un gigantesco gossip. Il villaggio globale previsto da McLuhan è alla portata cioè è già in atto, però questo può diventare un'occasione straordinaria per la classe politica per monitorare costantemente non la pancia soltanto dell'elettorato, come spesso accade con i sondaggi, ma soprattutto quello che è il sentire profondo, cioè quello che circola nelle vene e nelle falde profonde della società, per cogliere i bisogni, per anticiparli, per fare quel ruolo che la politica dovrebbe avere, cioè quello di andare avanti, di precorrere i tempi, di segnare la strada, di avere una visione. Se invece usiamo questo come soltanto uno strumento per assecondare i bisogni più bassi, e di questi giorni la vicenda degli immigrati, se noi cerchiamo di scatenare una guerra tra poveri e non di governare questi processi che sono di esodi biblici ma che sono in atto e di cui non possiamo fare a meno di tener conto, noi finiamo per utilizzare male e nella maniera più becera questi strumenti. La tecnologia al servizio delle comunità a questo punto. Sì, certamente. Io parlo da docente e la tecnologia deve diventare trasversale a tutte le esperienze di apprendimento, perché noi educhiamo non soltanto esperti o soggetti competenti in una disciplina, ma educhiamo cittadini che adesso devono essere cittadini digitali, devono riuscire ad agire le competenze non soltanto in ambito analogico, ma in quello digitale. Educare l'uso della tecnologia, come diceva Sabino, in maniera tale che la tecnologia diventi il punto d'incontro tra la realtà di chi amministra e la cittadinanza. La tecnologia può offrire gli strumenti perché il cittadino diventi partner dell'istituzione.